Nona edizione del Festival Grok, città di Imperia. Sul palcoscenico a ricevere il premio dall'assessore Serafini, una banda musicale che da 1980 gioca con la clownerie legata agli strumenti musicali, che era una prerogativa proprio del grande Grok. Quindi premio Grok Città d'Imperia 2013 a Banda Osiris. Banda Osiris l'abbiamo conosciuta non solo in teatro ma anche in televisione, sono stati ospiti fissi del programma con la Dandini, l'abbiamo vista al cinema curare colonne sonore, quindi una grande gruppo con una grande capacità sia attoriale sia come musicisti. Sono degli ottimi musicisti che sanno regalare una serata di spettacolo, di musica, di clownerie. Poi un grande appuntamento con un personaggio di cui sentiremo molto parlare anche al di fuori del suo ambito, che è l'ambito sportivo, in modo particolare del judo, Pino Maddaloni. Giuseppe Fiorello ha appena finito di girare una fiction proprio su di lui, sulla sua palestra a Napoli, a Scampia, dove attraverso il judo si è occupato del recupero anche di ragazzi difficili o con problemi grossi alle spalle. Lo abbiamo inserito all'interno del festival nel filone dedicato al corpo educato, un filone che abbiamo seguito per molti anni. Dalla seconda edizione del festival abbiamo sempre dato spazio a questo filone che mette in rilievo come il corpo del clown è un corpo educato, così come è il corpo dell'atleta. Durante la settimana poi avremo molti altri appuntamenti. Sorrisi in pillole festeggia i suoi 10 anni e sabato prossimo, sabato 12, avremo gli Occhi Doc, un duo comico straordinario che arriva dal Belgio e è la prima volta che vengono a esibirsi in Italia, li abbiamo invitati apposta per il Festival Grok e quindi speriamo che la cittadinanza sia quella che è già venuta ad assistere alla manifestazione di sabato 5 e di domenica 6, sia quella che ancora non sa nulla di questa settimana di festival, voglia ritrovarsi al Teatro Cavour sabato 12 alle ore 21. Ricordo che tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Ricordo che il Festival Grok è una produzione di Teatri Possibili Liguria, sostenuto dalla Regione Liguria e fatto naturalmente insieme all'amministrazione del Comune di Imperia e della provincia di Imperia. Avec la guitare dans la main, laisse-moi chanter. Je suis un Français, vraiment.